Benvenuti cari ragazzi, in questo video andremo a vedere come calcolare l'area di un cerchio e come si arriva alla formula qui mostrata, ovvero quella di pi greco r alla seconda. Intanto andiamo a definire che cos'è un cerchio. Un cerchio è una figura piana e corrisponde a quella parte di superficie delimitata o racchiusa, si dice, da una circonferenza. Immaginiamo quindi di ritagliare il nostro cerchio in 8 parti uguali, quindi creare delle tipo 8 fette di torta e andarle così a comporre. La figura che otteniamo è una figura che ci ricorda un po' vagamente quello che è un parallelogramma. Ma immaginiamo adesso di aumentare il nostro numero di suddivisioni e di suddividere il nostro cerchio in, ad esempio, 32 parti uguali e di andare a comporre queste parti. Osserviamo che la figura che otteniamo è ancora simile a un parallelogrammo e si sta avvicinando ad un'altra figura geometrica che conosciamo bene. Ma vediamo di aumentare ancora una volta il nostro numero di parti in cui suddividiamo il nostro cerchio e di andare a comporre queste sottili fette, ecco, di cerchio, di parti uguali, nel seguente modo, come mostrato qui in figura. Ecco, vediamo che la figura nella fattispecie si avvicina ancora di più a quella che sembra essere un rettangolo. Ma possiamo continuare il nostro processo di suddivisione del nostro cerchio in delle parti uguali? Quindi, sempre a partire dal centro, immaginiamo di tagliare delle fettine sottilissime e sempre via via più piccole. Possiamo infatti immaginare di andare a zoomare sul nostro cerchio ed ecco, potremmo ottenere un numero pressoché infinito di ecco, frammenti uguali o di parti uguali del nostro cerchio e di andare anche questi a ricomporli come abbiamo fatto precedentemente e stavolta ecco, otterremmo quella che è la figura di un rettangolo. E potremmo dire che l'area del cerchio è equivalente in questo caso all'area del rettangolo. E sappiamo che l'area del rettangolo si calcola a base per altezza, dove l'altezza vedremo che andrebbe a coincidere, a avere la stessa lunghezza di cosa? Del raggio del nostro cerchio. Mentre invece la base, ecco, per capire la lunghezza della base, andiamo a linearizzare la nostra circonferenza. Quindi la tagliamo, la linearizziamo e vediamo che la base corrisponderebbe esattamente alla metà della circonferenza. Ma come si calcola la lunghezza di una circonferenza? La circonferenza abbiamo imparato che per poterla misurare occorre moltiplicare 2 per pi greco per il raggio. E quindi se facciamo la metà di 2 pi greco r, semplificando il 2 e il 2, ci rimane solo pi greco per r, dove vi ricordo che pi greco vale 3,14. Quindi avremo pi greco r che è la base, per r che è l'altezza, e quindi r che si moltiplica per se stesso 2 volte, e quindi r alla seconda, che sarebbe l'area del rettangolo che abbiamo ricavato da facendo base per altezze, che coinciderebbe quindi con l'area del nostro cerchio. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video. Ciao ragazzi!